Da parte di Jason Terry, due punti notevoli per il giocatore campione NBA con i Dallas Mavericks nel 2011, 14° punto, altra partita iper convincente, lui che non aveva convinto proprio per nulla invece a inizio stagione, fallo subito da Horford su una buona palla dentro, i Celtics ancora con il quintetto leggero, quello che poi apre il campo e permette a Green di avere spazio per chiudere in questa maniera. Davvero una serie di schiacciate nell'ultimo mese di Green, impressionante, la più impressionante di tutto, eccola la cicatrice, guardatela, la espone con orgoglio naturalmente, senza paura. Immaginatevi voi, un anno fa era sul lettino del chirurgo che gli apriva quella cicatrice e ci lavorava dentro. Eh sì, e non sai, non solo se giocherai ancora o no, ma che tipo di qualità di vita, che vita, che aspettativa di vita potrai avere. Perché è vero, insomma, se può sembrare un discorso anche retorico, il pallacanestro è uno sport di contatti, sono tanti infortuni, ginocchia, schiena, tutto quello che, caviglie, spalle, quello che volete, però un intervento al cuore è comunque un'altra cosa. Palleggio per Paul Pierce, pick and roll, non 1-3 ma 3-1 addirittura con Jason Terry, che poi si allarga, recupero di Corver che viene attaccato e battuto, mossa la difesa, tocca ma non controlla Brandon Bass, già dall'altra parte Atlanta con Smith, ci mette una mano il solito Avery Bradley e torna a farsi sentire Avery Bradley in questo finale di partita. Qui palla a due guadagnata da parte del numero 0 dei Celtics. E secondo me è un altro aspetto molto importante di avere Avery Bradley, soprattutto con continuità e con le giuste, diciamo, condizioni fisiche, il fatto che difensivamente lui è quello che detta il ritmo, per cui spesso prende la palla, la prende con una tale aggressività che costringe l'attacco comunque a far fatica e a iniziare magari quando cominciano 12-10 secondi alla fine dei 24 proprio per attaccare. Questo permette ovviamente alla difesa e ai suoi compagni anche di avere 10-12 secondi per cui lavorare difensivamente molto forte, e quindi la qualità della difesa dei Celtics anche solo per questo sale. Corver da tre è un mattone stranissimo per un tiratore puro, ripeto, il migliore dell'NBA da tre statisticamente e non solo, ma la palla rimane agli Hawks, recupero per Smith che va dietro la schiena, contenuto da parte di Pierce, Teague, finta di raddoppio di Brady che poi contiene Teague, Teague però tiene il contatto, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col libero supplementare. Questo è davvero un gran canestro, di pura volontà. Brady riesce a tenere ancora bene, però c'è il contatto, non è posizionato perfettamente lo stesso Bradley, allora c'è canestro e fallo. Corver credo non abbia ancora segnato da tre punti in questa partita, quindi rischia di interrompere la striscia a 53. Tiro libero supplementare per Jeff Teague, scelto dagli Hawks al numero 19 nel draft 2009, il draft dei playmaker, alla 5 Rubio, alla 6 Flynn, sì Flynn, quello che ha giocato in Australia quest'anno, alla 7 Curry, sì quello Stephen Curry, e poi Brandon Jennings, Holiday, Lawson, Teague, Maynor, Collison, Bobois, Douglas, Llull, Beverly, Calates, AJ Price e Nando De Colò. Un anno abbastanza pieno di playmaker. E tre da Minnesota scelti, fra l'altro, no? Esattamente, due di fila, Rubio e Flynn. Poteva andare meglio con il secondo e col primo potevano essere più fortunati a livello di infortuni. Smith in penetrazione, pennellata mancina e gli Hawks sono a meno 3, un possesso di distanza. Lottando, tenendo comunque difensivamente, soprattutto dall'altra parte, anche speculando un po' sulle palle perse di Boston che non è riuscita a chiudere la partita. Qui brutto l'angolo di difesa di Paul Pierce che concede la linea di penetrazione fino in fondo a Josh Smith. Ancora una volta con i quintetti leggeri che i Celtics sono obbligati letteralmente ad avere per la metà campo offensiva, c'è naturalmente spazio all'interno dell'area, blocco da parte di Terry, situazione che premia lo stesso Terry che poi cerca Garnett, buon lavoro di Corver, poi va a chiudere Smith, fischio arbitrale a 7 secondi dal termine di un'azione, con i Celtics in difficoltà arriva il cosiddetto bailout, gli arbitri pagano la cauzione. Secondo me questa è un po' la dimostrazione perché comunque anche senza rondo in certe situazioni possono giocare meglio, nel senso, qui hanno cercato a tutti i costi di dare la palla a Pierce, questo ha obbligato, ha fatto sì che comunque
attaccassero davvero a 6-7 secondi dalla fine, 8, e senza aver costruito niente. Ecco perché la vuoi dare, però se hai un giocatore che vuoi dare la palla a tutti i costi in determinate situazioni, tende a imballarti l'attacco. E anche la difesa sa dove vuoi andare a parare. Pierce sale a quota 20, 5 di vantaggio per Boston, ultimi 2 minuti di gara, ricezione al gomito per Horford, dentro per Smith, vola via Green. Gli Hawks mettono la palla vicino a canestro, sono nettamente più potenti in questo momento, 2 canestre in fila per Smith e sono 28, sia pure con 24 tiri. Pierce per Garnett, ricezione per Bradley, gira a largo, rimane accoppiato con lui Horford in emergenza. Smith si accoppia con Kevin Garnett, tiene il suo palleggio, poi gli concede il tiro sbagliato, rimbalzo per Smith che controlla e guida lui la transizione, meno 3 per gli Hawks. Smith rischia di non intendersi con Horford che mette nell'angolo per Tolliver, liberato Corver, piedi a posto, non la sbaglia mai e poi mai questa, continua la serie.